aspettare! Non ci possiamo baciare! Ma Tosca! Un secondo di ritardo per il microfono, non era colpa mia. Eccoci Tosca, qua. Vieni con me, vieni. Pronta! Avviciniamoci ai maestri. Maestro! Buonasera, il maestri sono buonasera. Qui, vedi che ci aspettano. Ben arrivata. Io sono felice di averti qui. Io non scendo puntata. Perché mi piace questa. Ma non vale! Sempre così, deve approfittare dei gradini, avete capito com'è? Diciamo questa, sai, questa sorta di supremazia. Sì, allora Tosca, io stavo dicendo che non potevo cominciare la prima puntata di Dedicato senza una cara amica. Mi dispiace. Una cara amica che mi chiama, pensate che la prima puntata di Dedicato Estate, fuori dai corridoi, piangeva. Sì, mi sono commosso, mi fa commuovere una volta. Mamma perché mia. Ci siamo abbracciate, ti ho fatto in bocca al lupo. Sì, perché quando nascono queste amicizie, è vera, esatto, esiste, quando nascono queste vera. Amicizie belle, ma io adoro tutta la tua famiglia, tu lo grazie, sai. Grazie, Tosca. Lo diciamo sempre, lo zio Robby, mamma, tua sorella, tutte. Senti, ma guardiamo insieme questo video, vediamo un po' che ti ritrai. Non ti mi posso avvicinare troppo, vabbè. Mannaggia, mi bacchettano, guardiamo siamo anche un attimo tamponate. Ti posso dire? Sì, sì, siamo posso. Sotto le feste. Dimmi. Più. Anche tu sei passabile stasera. Grazie. Questo che è? Simena, questo è praticamente l'attore di cui ti ho parlato prima. Lui si chiama Ficus. Si chiama Ficus. Piacere. Piacere è tutto tuo. Come tutto? Entra nel letto con Serena. Sì, con? Con Serena. Ma fossi lei così tanto serena non sarei. Lei è la tua amante. Sì. Allora vai fuori, per favore lasciaci solo. Ficus, se la mia amante non sei a fare. Ma sono regista. Stai lo sguardo innamorato, Ficus. Lo sto facendo un quarto d'ora. E non ti capi. È bella e persa. Adesso. Dobbiamo fare una scena d'amore. Sì. I due si mangiano con gli occhi. Sì. Si spogliano con gli occhi. Fanno l'amore con gli occhi. Tutto con gli occhi. Con gli occhi. Che sono venuta a fare? Ah, ecco perché ci si sveglia con le occhiaie la mattina. Ma Giorgio, Giorgino! Giorgino, Giorgino! Giorgino! Mamma mia! Il richiamo, il tormentone. Cara Serena, io oggi con te voglio mostrare una vuoi cantare? No, non è che voglio no, perché cantare. Ti vedo col microfono. Mi vedi col microfono perché ti spiego. Basta, Serena, basta questa comicità, questa leggerezza. Questa... Ah. Vorrei essere una donna più impegnata, più sofisticata. Un po'... Non mi vedi già? Sì, infatti ti vedo con il look. Questo atteggiamento più di donna. Ma che gli è successo, ragazzi, a Tosca? Che gli avete fatto, mo, dietro le guide? No, io lo so che, a parte gli scherzi, Tosca, tu sei una grande attrice, non solo brillante, ma hai anche delle corde... drammatiche, sì. Importanti. E quello che mi piacerebbe. E a volte il cliché, brava, diciamo che ti chiude, brava, no? Soprattutto però, qui. Piano piano le cose stanno cambiando, come ti dicevo. Insomma, dai Bastardi in poi. Stai adesso poi ci sono degli altri ruoli. Progetti, sì, drammatici. Ecco, intensi. Io vorrei parlare di te proprio attraverso tre figure importanti, che sono state importanti nella tua vita, tre uomini. Sei quindi io vorrei partire parlando di un grande maestro, sì. Che, ti è stata che ti è stato vicino nel tuo percorso artistico. E parlerei proprio di lui, di Gigi Proietti. Ah. E vi vorrei vedere un attimo insieme. Ah, e poi commentiamo. No! Ma te l'hai mandato? No! Perché suo marito c'era? Simone non c'entra. Lui è venuto dopo quando ha sentito il rumore. Signora, quelle cose che lei ha in faccia non sono scale. Quelle sono sberle. Ma non è vero, maresciallo. Io non mi sono mai prostituita. C'era lei stamattina nel mio ufficio, ha ammesso. No. Io ho soltanto detto che andavo a Villa Bitosso e che Francesco era geloso perché pensava che mi prostituissi. Non potrà mica negare che a Villa Bitosso ci fosse un grosso giro di prostituzione. E che ne so io? Io non ne so niente. Mannaggia a me, quando non imparo sta con la bocca chiusa. Mamma mia, che grande Gigi Proietti.
Allora, guarda, io non ho avuto Gigi come insegnante, come maestro, perché ho fatto l'accademia e quindi lui aveva la sua scuola, sì, dalla quale, sai, Enrico Brignano, insomma, certo, sono usciti tantissimi. Bravissimi. Tantissimi. Ho avuto la fortuna però di lavorare con lui sia nel Maresciallo Rocca anche nell'Avvocato Porta. E racconto sempre che, al di là, vabbè, della grande gioia di lavorare con un personaggio straordinario, sì, come Gigi, la cosa incredibile erano le pause, Serena, perché nelle pause lui raccontava. E raccontava degli episodi, raccontava anche delle barzellette. Ma intratteneva. Ed eravamo tutti incantati, cioè praticamente era lo spettacolo nello spettacolo. Senti, ma un altro gigante è stato Andrea Camilleri. Certo, Andrea Camilleri. Che invece lui è stato il tuo maestro, il tuo insegnante. Andrea è stato il mio insegnante proprio d'accademia, pensa, per tutti e tre gli anni, ed era un famosissimo regista, ma non ancora famoso autore. Subito dopo io uscita dall'accademia, lui aveva questo libro, no? Nel cassetto, e poi esploso il caso Camilleri, ma facevamo uno spettacolo, ecco, questo mi ricordo, bellissimo, su Majakovskij, questo grande poeta russo, e dopo facemmo una tournée bellissima in Argentina e in Brasile, dove lui venne personalmente. Quindi sei stata tanto a contatto con lui. Lui era un uomo straordinario, un grandissimo artista e veramente anche un grande maestro, sai, perché non è detto, cioè insegnare è un'arte diversa rispetto alla scrittura. Sì, assolutamente. Non so, e invece un'altra persona che è stata importante, Tosca, una donna questa volta. Vabbè, una grandissima attrice, Monica Vitti. Monica, la ricordiamo perché qualche giorno fa è stato il suo compleanno, sì, i suoi 90 anni, quindi vogliamo, sì, veramente darle un grande abbraccio, sì, veramente un faro per tutti noi, continua ad esserlo. Sì. Ma una noi parleremo fonte tra di ispirazione. Fonte di ispirazione. Tosca, tra pochissimo torniamo, sì, a parlare di Monica Vitti, che in realtà ha avuto a che fare con Tosca d'Aquino, quindi è stata... Ma guardateci, restate lì, perché pochissimo, vero Tosca? Eh sì. Andate via. Un attimo. Grandissima, che è, sì, stata la tua, una dei tuoi primi, sì, insegnanti, che, sì, è stata Monica Vitti, sì, appunto. E che ricordo hai di Monica Vitti? Il primo impatto, mi ricordo che fu molto molto carina, ci raccontò tutta una serie di episodi della sua vita e ci fece veramente sentire a nostro agio. Poi via via che il corso, sai, prendeva andava corpo, avanti. Era anche severa, certo, giustamente, come tutti gli insegnanti. E poi, come ti dicevo, lei aveva fatto a sua volta l'accademia, per cui anche per lei, secondo me, fu un momento un po' particolare, perché sai, era entrata, certo, da allieva e poi si trovava da insegnante. Che bello, quindi... veramente, questa è una cosa bellissima. Sì. Tosca, adesso sai che dedicato, sì, e bisogna fare una dedica, insomma, c'è sempre la possibilità di poter dedicare e dire grazie a qualcuno, la gratitudine per noi è una cosa importante e lo ricordiamo sempre, certo, quindi noi vogliamo... dire grazie, sì, soprattutto tu, certo, me da spettatrice, perché chi non ha amato Monica Vitti, no, e tutti, tu da allieva, sì, da allieva proprio, da allieva, certo. vogliamo dire grazie a Monica, sì, Vitti, e insieme vogliamo omaggiarla, farle un omaggio, omaggiarla su questo pezzo. Guardiamo insieme lei intanto, guardiamola. Io non capisco la gente che non ci piacciono i crauti. Bisogna andare molto cauti. Perché? 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 Aspetta, maestro, bisogna spiegare una cosa. Come bisogna interpretare? Allora, no, intanto, perché io sto cercando di capire come fare Monica, certo, Vitti, cioè, allora, come fa, no, lei, ti spiego, insomma. Allora, questo è un pezzo dove dobbiamo essere un po' estraniate, sì, un po', sai, quelli francesi, un po' Edith Piaf, un po' anche il teatro dell'assurdo di Ionesco. Non so se sono chiara. Beh, immaginati Ionesco, immagini. Allora, estraniata completamente, occhio un po' vuoto.
un po' immobile. Occhio vuoto. Aspetta. Pronta? Occhio vuoto, eh? Occhio vuoto. I crauti son quella cosa che si schiaffano dentro al baril, poi si vendono a chili, 4 etti, mezzo etto a piacere. No, proprio non lo sapevo che la pistola era già carica. Certo, l'avessi saputo, non avrei fatto boom. Sguardo, estraneati, aspetta, maestro, estraneati. Poi ci attacchiamo, meno. Immobili, vai. Ma adesso che il guaio è fatto, portate via il morto. Sì, starò più accorto e non farò più bubù. Bravissima! È difficile stare seri. Bruno Lauzi. È difficile senza di Bruno Lauzi. Ti ricordi, questo fu un periodo storico che si usavano moltissimo queste canzoni. Sì, davvero. Esilaranti, anche un po' di nonsense, assolutamente. No? Quindi, con questo sguardo, com'era nel vuoto? Com'era vuoto, lo sguardo? Un po' vuota, un po'. Grazie Tosca, intanto grazie, salutiamo Monica Vitti, sì, e ricordiamo i suoi 90 anni. Grazie per grande. Tutto quello che ci hai dato. Grazie a te. Grazie Tosca. Ci vediamo. Ma la prossima volta la parmigiana di melanzane me la devi portare. Ragione, ragazzi, la prossima volta una parmigianina di melanzane a tutti quanti. È pure l'orario, diciamo, tu hai appena finito. Però ci vuole. Grazie Tosca. Grazie.